arrivano importanti, importantissimi aggiornamenti sulla Juventus, perché oggi vi avevamo riportato della notizia su Sandulli, ma non è finita qua, perché in casa Juve ci sono altre novità di cui parlare, ci sono altre novità per quanto riguarda il caso plusvalenza, per quanto riguarda il processo che sta facendo alla Juventus, quindi scopriamo i dettagli qui. Io tra l'altro vi ricordo che su FCM Sport sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juventus, quindi se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanella notifica e lasciate appunto un like a questo contenuto. Vi ricordo che siamo appena arrivati a quota 49.000 iscritti, un obiettivo letteralmente straordinario per noi. È chiaro che ora siamo lì per arrivare ai 50.000. Sarebbe un gran bel obiettivo. Se vi va, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E perché più siamo, più ci divertiamo. Allora, è una Juventus che ha un problema in questo momento. Deve lottare su due fronti: l'ambito sportivo, ma anche dall'ambito giudiziario. Ed ecco che la Juventus oggi si confronta con una realtà ben precisa, che è quella che ha a che fare con i rapporti interpersonali proprio tra la Juventus e la Corte Federale. C'è un riavvicinamento, attenzione alle parole che arrivano direttamente da Sport Italia, perché la notizia pubblicata oggi su Sport Italia è molto intensa. Già qualche giorno fa si era parlato di un possibile accordo, di un possibile incontro, di un possibile riavvicinamento. Scopriamo oggi cosa dice Sport Italia, perché da questo punto di vista ci sono novità molto interessanti. Secondo Sport Italia, infatti, a Torino credono fortemente nella strategia politica di Francesco Calvo e hanno, la consapevolezza che la Corte Federale ha fatto, come al suo solito, una sentenza con i piedi e che il Collegio di Garanzia del CONI potrà ribaltare o almeno rispedire al mittente la condanna. Partiamo da questo punto, poi andiamo avanti perché c'erano delle robe interessantissime, soprattutto delle notizie molto pesanti. Partiamo dalla prima. Si è cambiata rotta, si è affidato il caso a un nuovo avvocato, ma soprattutto si sta affidando la Juventus alla direzione, diciamo, politica e non sportiva di Francesco Calvo. Francesco Calvo che ha il compito di andare a Roma e riavvicinarsi al contesto FIGC, ma allo stesso tempo sapendo perfettamente che questa sentenza è stata fatta male, quindi sapendo perfettamente che il Collegio di Garanzia del CONI comunque agirà. Cioè la Juventus è convinta che da questo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sicuramente ribalterà la situazione. E ricordiamo che per ribaltarla potrà o aspettarsi un allungamento totale, quindi il collegio, ricordiamo, può o annullare la sentenza o confermarla, ma la terza ipotesi, e qui siamo stati i primi praticamente a farlo perché molti dicevano sempre lo annullano o la confermano, c'è una terza strada di cui parlavamo fin dall'inizio noi, cioè di ribaltare o meglio rispedire al mittente la condanna, e a quel punto sarà di nuovo la Corte Federale, la FGC, a decidere, eventualmente rivedere, in base ai suggerimenti del Collegio di Garanzia del CONI, rivedere la sanzione. E quindi cosa può fare? Può dire alla Corte Federale che le motivazioni non sono convincenti e potrebbe quindi richiedere una nuova rivisitazione della pena. E Sport Italia ci dice, questa roba qui, cioè del rimandare al mittente la sentenza per rivedere la condanna in virtù anche di alcune motivazioni che non sono accettabili, è successa molte volte. È successa davvero tante volte. Quindi, da questo punto di vista, la Juventus ha grosse speranze. E quindi, secondo Sport Italia, il meno 15 potrebbe diventare meno 3, meno 5 o meno 7. Bisogna capire che valore darà il Collegio di Garanzia del CONI a queste motivazioni, perché non è che molti dicono le rimanda al mittente e se la vedono loro. No, le rimanda al mittente se ritiene che le motivazioni non siano idonee, e quindi ci vuole comunque una penalizzazione, ma rivedete questa penalizzazione perché in base alle motivazioni che non sono idonee bisogna rivedere e diminuire la penalizzazione. Sport Italia però dice, ci sono però due aspetti importantissimi da analizzare. Il primo è che la Juventus ha riaperto il dialogo con la federazione. Punto primo, la Juventus ha riaperto il dialogo con la federazione. Ma perché ha riaperto il dialogo? Leggiamo. Perché la FIGC, secondo Sport Italia, è consapevole della sua debolezza. Perché la FIGC è
consapevole della sua debolezza, perché la FIGC si è resa conto che tra il clamore mediatico che si è creato, tra le motivazioni che hanno convinto in pochissimi, quanti avvocati ci sono in questo momento che stanno confermando che queste motivazioni sono state praticamente a tratti ridicole, in tratti non hanno spiegato. Andiamo a vedere la parte in cui si va a enunciare e si va a spiegare il perché dei 15 punti. Beh, non c'è scritto nulla fondamentalmente, non si dice in nessun modo il perché questi 15 punti siano stati dati. E attenzione, altra informazione molto importante: come difensore potrebbe schierare un panchinaro e non il titolare, e chi ha fatto la sentenza del meno 15 probabilmente dovrà rivedere le sue posizioni. I tifosi bianconeri chiedono giustizia, fanno bene, ma sulla manovra stipendi tutto un altro film rispetto alle plusvalenze. Quindi, rivediamo un po' il tutto. La Juventus si riavvicina alla FIGC e cerca un dialogo, ma, secondo Sport Italia, con la consapevolezza che la Juventus ha comunque delle carte da giocarsi, perché sa che questa sentenza ha delle motivazioni che sono francamente rivedibili e che sono profondamente sbagliate. Dall'altro lato, la FIGC sa, allo stesso tempo, ripeto, queste sono, diciamo, dichiarazioni che rilascia Sport Italia, che quindi in qualche modo sembrano essere abbastanza vicini a certi contesti. La FIGC a quanto pare sembra essere consapevole della sua debolezza e quindi sa che sarà costretta a o a vedersi annullare direttamente la sentenza al Collegio del CONI o a dover per forza abbassare a rivedere la penalizzazione. Sa di fatto che comunque è una situazione che la Juventus deve sfruttare al meglio, cioè qui la linea difensiva della Juventus deve essere perfetta. E io credo che anche il cambio da un punto di vista legale sia specifico, sia adatto proprio per questo, sia concentrato proprio sull'essere perfetti da quel punto di vista, perché Juventus deve essere perfetta, perché questo è un passo importantissimo, anche perché, ricordiamoci, come dice bene Sport Italia, questo è soltanto un primo passo, cioè quello che riguarda la giustizia, e che fa riferimento però al caso relativo alle plusvalenze. Ma il caso relativo agli stipendi è un'altra roba, e lì non sappiamo come andrà a finire, perché a quel punto bisognerà capire se ci sarà un'ulteriore penalizzazione sul campo per quanto riguarda la manovra stipendi, e lì è un'altra roba, ma che potrebbe essere ancora più pesante. Per questo evento sta cercando in modo di muoversi al meglio, non sbagliare neanche un colpo, perché sa perfettamente che non finisce tutto qui. C'è la vicenda che riguarda il caso degli stipendi, e quindi lì bisognerà stare molto attenti e cercare di tenere duro, perché sarà una situazione particolarmente intensa. Io voglio sapere che pensate voi su questa vicenda qui, con una Juventus che cerca di fare sempre più punti per sperare di non avere troppi poi punti, ulteriori punti di penalizzazione. Al momento la Juventus, ricordiamoci, è a 29 punti, ma con i 15 punti tornerebbe a 44 punti, sarebbe di fatto seconda in classifica. Questo sarebbe davvero incredibile. Voglio sapere che ne pensate voi, quindi apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.